Sono molto curiosa perché finora Montalbano era stato goduto in famiglia, diciamo, in casa, e quindi spostarlo in un luogo altro è anche una sfida. Il titolo è molto sentimentale o forse, diciamo, romantico. Sicuramente c'è un accento emotivo forte, perché la vittima in questa storia è una carissima amica di Livia, e quindi Livia e naturalmente Salvo, coinvolto nelle indagini in prima persona, vive questa storia con particolare intensità. È stato un anno difficile perché prima c'è stato l'addio a Camilleri e poi sul set, in maniera abbastanza scioccante, l'addio ad Alberto Sironi. Tutti noi ricorderemo, sono certa, ricorderemo Alberto per la sua enorme passione riservata nel progetto Montalbano, a cui ha dato vita televisiva, perché è riuscito a tradurre le storie potenti di Camilleri in un linguaggio cinematografico, è riuscito a dargli dei tempi, delle luci, è riuscito a incardinarlo nel paesaggio, quindi è stato una parte fondamentale anche del grande successo di questa serie. E Luca si è trovato costretto a passare dall'altra parte della cinepresa, pur mantenendo sempre il ruolo di protagonista. È stato estremamente faticoso per lui, ma dal mio punto di vista è stato anche facile lavorare con lui. Aveva perfettamente chiaro quello che doveva fare, una lingua condivisa con tutta la troupe, e quindi è stato fatto il meglio.